La testata. Matteo Salvini a Campobasso, un bagno di folla, lei parla alla gente toccando i temi, come dire, i temi delicati, dalla sanità alla scuola, alla buona scuola e ovviamente passando per quello che è il tema dell'accoglienza. L'Italia reale che chiede un po' di lavoro in più, ospedali decenti e clandestini rispediti a casa loro. Altri si occupano di razzismo, di fascismo, di pacifismo, per carità, io sono un non violento, un democratico. Però in Italia, nell'Italia che governerò, entra chi merita e chi chiede permesso e per favore, gli altri tornano da dove sono arrivati. Nell'Italia che governerò si va in pensione dopo aver lavorato per 41 anni, una buona scuola prevede nella stessa classe lo stesso insegnante con gli stessi bambini dalla prima alla quinta, sono cose normali di cui la sinistra si è dimenticata. Ecco il suo avversario alla sinistra o i 5 Stelle? No, è Renzi che ha mal governato in questi anni, quindi non vedo l'ora che gli italiani scelgano il cambiamento. Sui 5 Stelle dico solo che laddove stanno governando, penso a Roma, a Torino, a Livorno, ci sono città che invece di migliorare tornano indietro. Quindi scelgano gli italiani fra il modello d'Italia della sinistra e l'idea d'Italia di Salvini e della Lega e del centrodestra. Non ci saranno le grandi alleanze, i grandi apparentamenti? No. Chi sceglie la Lega sceglie la chiarezza. Noi non tradiamo e non ci inventiamo governi che i cittadini non ci abbiano chiesto.